Buonasera. Allora, ricordo a tutti voi che sono Mario Ferrara, mi presento anche se i giornali oggi hanno diffusamente parlato dei presidenti dei gruppi parlamentari più contenuti. Sono stato a rappresentare al signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il pensiero dei senatori componenti il gruppo parlamentare, senatori che sono in numero superiore a quelli della Lega, e siccome a Costituzione vigente il Parlamento elegge il governo e non i sondaggi, credo che questo sia stato di un certo interesse. Ho rappresentato, interpretando il pensiero dei senatori, alle domande fatte dal Presidente, la necessità che l'Italia abbia una nuova legge elettorale, una legge elettorale che abbia innanzitutto il contenuto dell'equilibrio, poi quello dell'omogeneità e poi che consenta un voto diretto del cittadino. Diretto significa il rispetto della possibilità da parte del cittadino di indicare il suo rappresentante, così come è stato dal 1948 sino al 2006. In questo senso si è svolto il colloquio e ci siamo detti come gruppo parlamentare ben disposti con le diversità che sono all'interno del gruppo a dare il nostro pieno conforto a questa possibilità, subordinato il conforto alla essenza della scelta che il Presidente Mattarella vorrà fare. Basta così? Una domanda per Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo. Le volevo chiedere, oggi alcuni gruppi parlamentari intervenendo qui, come per esempio ha fatto la Sudtirol Volkspartei o altre componenti, hanno chiesto di incominciare ad esaminare la legge elettorale ancora prima dell'esame della consulta che inizierà dal 24 gennaio prossimo. Volevo sapere se questa ipotesi vi vede favorevoli. Ma si può iniziare anche domani. Prendere una decisione mi sembrerebbe che sia contrario al principio dell'articolo 97 della Costituzione e quindi al principio di lealtà.